sarebbe mai venuto da solo. Devo trovare gli altri. Che cosa vedi, Sinin? Siamo solo in tre. E dobbiamo fare rapporto a Toffa. E in fretta! Possiamo riferire a Chioppe delle navi. O possiamo donargli la testa di Sigurd Styrbjörnsson. Cosa preferisci? Devo informare Sigurd. Più attendiamo e più Chiotve si rafforza. Siamo troppo pochi per attaccare la fortezza di Chiotve. Le perdite ci sarebbero fatali. Ci sono già state fatali, padre. Se non tagliamo la testa della serpe, ci avvelenerà ogni giorno, goccia dopo goccia. Il veleno contamina già le nostre acque. Eivor, ma che ti è successo? Spie nel nostro campo. Tre uomini inviati da Chiotve per ucciderci. Reso loro il favore. Ecco, hai sentito? A questo ci porta l'attesa. Questo affronto va ripagato. Venivano da Notfall, il villaggio di balenieri che Chiotve controlla. Lo colpiremo lì. Bruceremo tutto prima che venga a sapere delle sue spie. Potrebbero essercene altre. Andrò a controllare mentre tu raduni la ciurma. Non serve. Manderò Hitam a ispezionare la zona. Ci penserà lui mentre noi saremo via. Noi? Intendi venire con noi? Io non ambisco al Valhalla come voi, ma questa non sarà certo la mia prima battaglia. Tutto questo non mi piace, ma non vi ostacolerò. Non condurre mio figlio nella tempesta che ti segue. Verso le onde! Guerrieri! Drengor! Quando ero lontano da queste rive ghiacciate, mi sono chiesto se sarei mai tornato. E ho avuto paura! Paura di non fare in tempo ad assistere alla fine di Chiotve! Di non vederlo dissanguarsi come un maiale sgozzato sulla neve! Ma eccomi qui! In tempo per unirmi ai miei amati compagni in una gloriosa battaglia! Oggi Chiotve perderà Notfall! Stanotte il suo cuore tremerà! E domani sarà gonfio di terrore! Implorerà l'aiuto degli dei! Ma essi saranno sordi alle sue preghiere! E il clan del Corvo si ciberà dei suoi morti! Tu conosci bene queste isole, Eivor. Portaci alla vittoria. Ti mostrerò la via, ma sarai tu a guidarci. Oh, Eivor, mi è mancato averti al mio fianco. Avrei voluto portarti con me nei miei viaggi. Styrbjörn non voleva affidarci entrambi al fatto. Non aveva nulla da temere. Insieme siamo inarrestabili. Vela, vela! Le guardie qui sono vigili. Endliga era Geras! Carri di scorte! Dobbiamo distruggerli! Cosa? Fine! Le fiamme si propagano! Odino!
Seguitemi! Insieme, chiaro! Diamoli tutti alle fiamme! Colpite di sorpresa! Salute, clan del Corvo! Avete colto una messe di sangue! Chi sei, straniero? Dici il tuo nome. L'ho già visto. Quest'uomo si è incontrato con tuo padre. Proprio così. Sono Guthorm, zio di Re Harald del Nord. Parlo a nome di mio nipote quando è necessario. Questa non è terra di Harald. Perché invia i suoi guerrieri così a sud? Puoi chiederlo a lui direttamente. Mio re? Grazie, zio. Tu sei Sigurd del clan del Corvo, non è vero? Figlio del saggio re Styrbjörn. Sono io. E tu cammini sulle sue terre, re Harald. Terre che abbiamo conquistato con il sangue. Lo so, e lo rispetto, poiché non sono qui contro di voi, ma per voi, su richiesta di tuo padre. Vecchia volpe. È questo il piano di cui parlava? Vi offro il mio aiuto. Con i miei guerrieri, il clan del Corvo prenderà la fortezza di Chiotve e la guerra avrà fine. È una bella notizia, Eivor. Il re errante sarà la nostra fortuna. Perché rischiare i tuoi uomini per noi, re? Tu cosa ci guadagnerai? Questa guerra tra voi e il clan di Chiotve minaccia da molto tempo i miei confini a sud. Desidero che abbia fine. Non ci sarà pace finché Chiotve è vivo. Ma c'è una grande intesa tra me e tuo padre. Questa è la nostra faida, re. Il tuo aiuto è ben accetto, ma sarò io a guidare la carica. Capisco. È una questione d'onore. Lo è. Molti inverni fa, Chiotve osò tradire i nostri padri. Infranse una pace serena e fece un massacro. Ora comprendo. Jarl Sigurd guiderà l'assalto contro Chiotve e il suo clan. Dagli il pieno comando delle navi e dei guerrieri. Quando avrai avuto la tua vittoria, ci rivedremo ad Alrekstad. E là celebreremo insieme. I miei uomini saranno a Florli, presso la bocca del fiordo a nord-est di qui. Verrai con noi? Solo un momento. Guiderai tu la nostra nave, Eivor. Ci vedremo là e offriremo la testa di Chiotve agli dei. Fratello, attendo questo giorno da lungo tempo. Quando affronteremo Chiotve, concedimi il colpo di grazia. Lo avrai, Eivor. Te lo meriti. Eivor, dacci una mano. Harald si è dimostrato molto generoso. Io non lo sarei. Non capisco il suo gioco. O è un povero ingenuo, o è eccezionalmente furbo. Quale che sia la verità, sento che questa guerra sta per finire.
Eivor, ti sei perso il primo atto. L'avamposto di Chiotve si è già sciolto come neve al sole. È da qui che lanceremo l'attacco. Proprio così. E siamo pronti a combattere. Le forze di Re Harald sono ai loro posti. Puoi dare l'ordine. Lo farò, ma prima di colpire ho una richiesta. Parla dunque. Che Eivor possa lanciare una sfida a Chiotve alle porte della fortezza. Un duello fino alla morte. È questo che vuoi? Chiotve ha strappato onore e dignità a mio padre. Riavrò tutto. Quando in palio c'è l'onore, nessuno deve interferire. E se Chiotve morirà prima che la battaglia inizi, tanto meglio per noi. Oggi la mia lama si tramuterà nelle forbici di Skuld e reciderà il filo che segna il fato di Chiotve. Ben detto, mio tagliente guerriero poeta. Che il tuo auspicio diventi una saga. Eivor, una parola! Basim, Hitam. Questa faida non vi riguarda, eppure volete combattere. Lo trovo strano. Lo trovi strano perché ti sbagli. Il nostro clan, gli Occulti, ha combattuto contro l'ordine di Chiotve per secoli. Siete venuti da Miklagard per uccidere Chiotve? È così. O meglio, siamo venuti perché fosse Hitam a ucciderlo. Il mio apprendista ha studiato il bersaglio per molti mesi. La reputazione di Chiotve giunge così lontano. Non solo la sua reputazione, ma anche l'ordine di cui fa parte. È una sorta di nostro clan rivale. Hitam, non intendo disonorare né te né gli Occulti. Ma Chiotve è mio. Ne va dell'onore della mia famiglia. Lo comprendo. Ciò che importa è che Chiotve muoia oggi. Su questo siamo d'accordo. Intorno alle mie mura come un ladro nella notte. Affrontami ora! Sarò io a farlo, Chiotve. Sigurd è qui per vedermi nutrire il mio corpo con le tue viscere. Guardatela! Eivor morso di lupo ricompare in cerca della sua vendetta. Questa è l'onta di mio padre. Oggi riprenderò il suo onore perduto. Proclamo un Holmgang! Qui! Contro quel traditore! Ti farò implorare come fece tuo padre, morso di lupo. E gemerai come fece tua madre. Yeah!
Alzati, Eivor. E risvegliati. Odino! Che cosa vuoi da me? Hai avuto il tuo premio, morso di lupo. Ho la gloria di potermi uccidere. È tutto per questo. Quel codardo di tuo padre e il suo vano sacrificio. Guarda, il prezzo della guerra, morso di lupo. La messe di 3 generazioni straziate, i cui nomi sono stati dimenticati. È tutto per niente. No! Il mio clan sarà ricordato! Ho combattuto così, con tanta violenza, per sopravvivere, perché io so che cosa ci attende. Solo l'oscurità. Clan del Corvo! State pronti a morire! Fatevi avanti se volete! Verso un destino già segnato! Tuo padre è morto, Gorm! Il suo debito è saldato! Apri le porte e ti risparmieremo! Zitto e crepa, morso di lupo! Arcieri, puntate! Corvi! Nessuna pietà! Arcieri! Scoccate! Inforiamo la difesa! Sete di vendetta ti ha reso prevedibile. Sei solo un'ombra di tuo padre, Gorm! Debole e stolta! E presto tu non sarai altro che cenere nel vento. Il codardo fugge. Oggi suo padre muore 2 volte. Eivor! Abbiamo vinto! Lascialo andare! Eivor,
Il fuoco della battaglia ancora mi avvolge. Gli scaldi canteranno di noi. Abbiamo vinto, ma Gorm è fuggito. Verso nord, nelle terre di Re Harald. E quel marmocchio scornato fugga. Suo padre è morto, il suo clan distrutto. Siamo i signori di Righia Filche. Un cucciolo sdentato può sempre farsi grande e feroce. Calma, Eivor. Ascoltami. Hai riconquistato il tuo onore. È una notte di vittoria. E domani la celebreremo. Hai ragione, fratello. Hai sempre ragione. Guthorm, porta notizia della vittoria a tuo nipote, il re. Ho già provveduto, Sigurd. Ne sarà più che felice e ti assicurerà un posto d'onore all'Alting di Alrekstad. Digli che ci saremo, ancora ansimanti ma coperti di gloria. Continua a stare tra i re, presto avrai una corona tutta tua. Solo se il fato vorrà così. Rimani qui e raccogli il tuo bottino. Io porterò notizia a mio padre prima che parta per l'Alting di Harald. Lo so, Sinin. Non è finita. Oh, bene signore, anche questo episodio tanta roba, perché anche qui sono successe un pochino di cose su cose, a partire vabbè da Chiotre che abbiamo annichilito, ma questo vabbè si poteva supporre, al fatto che, vabbè, a parte che suo figlio è scappato e quindi probabilmente dovremmo inseguirlo e fare il culo anche a lui, prima o dopo questo credo dovrà ben succedere, quello che mi lascia molto, molto perplesso è Re Harald. Cioè questo arriva dal niente e dice no raga io assolutamente vi aiuto. No fis, cioè nel senso è scontato, cioè non, per forza. Mi lascia così un po', cioè non ho ben capito, cioè secondo me, questo qui secondo me, cioè vabbè non lo so, non me la conto giusto secondo me, non mi fido molto del buon Haraldinho. Ma al di là di questo, comunque, abbiamo fatto il bucio de culo a Chiotve, abbiamo saccheggiato i rifornimenti, abbiamo distrutto la sua fortezza, la sua casa, e niente, insomma, direi che il nostro onore è un attimo più sano di prima, se non altro, perché veramente abbiamo tirato veramente una lecca incredibile, abbiamo spanato, quindi buono così. C'è adesso da vedere veramente con sto Re Harald, io non mi fido, e magari poi in realtà finisce qui, cioè non lo vediamo mai più, cioè finito questo episodio, ciao, ma mai più lo rivedremo, però secondo me, non lo so, cioè, mi sembra strano, cioè, questo è arrivato così a caso, vabbè, vedremo un po', anche Gorm, minchia Gorm, sì, cioè Gorm è da annichilire. Vedremo anche per lui. Secondo me adesso la prossima cosa sarà inseguire lui. Poi Harald, appunto, magari non caga più nessuno. Oppure effettivamente dovrà essere spanato. Non spanato, scusate. Dovrà essere un attimo, cioè, capita la sua posizione all'interno della vicenda. Poi spanato, vedremo anche lui. Cioè, lui, non lo so, magari dovremmo stempiare pure lui. Però al momento non mi sembra la cosa principale, ecco, non mi sembra l'obiettivo principale quello di fare il culo a Harald, anche perché ci ha dato una mano pazzesca. Vedremo comunque con i prossimi episodi, signori. Che devo dire? Bella!